Minimo sforzo, massimo risultato. La San Benedettese sbanca il Fadini con un gol in avvio di Mario Titone. Basta e avanza il rossoblù, al cospetto di un Giulianova che ci prova durante i 90 minuti e in chiusura avrebbe la palla del pari, ma la sciupa clamorosamente. Gelsi sceglie dall'inizio Marzucco sull'out mancino. Emili e Giampaolo coppia avanzata che a livello di centimetri però pagherà dazio alla coppia di difesa marchigiana. Pronti via e Titone sale in cattedra, dopo 120 secondi scaglia dal vertice dell'area di rigore un diagonale velenoso che batte Proietti e regala il vantaggio agli ospiti. Sembra l'inizio di una goleada, invece non sarà così, perché il Giulianova comincia a macinare gioco. Al quarto la punizione di Giampaolo costringe Pegorin alla deviazione in corner. Sempre da piazzato il solito Titone non trova l'angolo giusto al decimo. Il Giulianova è vivo, Pellecchia si abbassa a prendere il pallone e quando può cerca la conclusione, come al ventesimo, senza però centrare lo specchio della porta. I ritmi sono alti, almeno nel primo tempo. Proietti al minuto 40 è costretto a disinnescare con i piedi la conclusione ravvicinata e volante di Sabatino, mentre il traversone di Titone al 46esimo trova la testa debole di Candellori, preso in controtempo dal suggerimento del compagno di squadra. Nella ripresa molte meno emozioni. Il Giulianova tiene il pallino del gioco, la San Benedettese quando può prova a ripartire in velocità, ma ci riuscirà poche volte. Titone al 51esimo prova la sventola da punizione, pallone che termina fuori, mentre il rinvio sballato di Proietti, minuto 62, trova il tiro al volo di Sabatino, che diventa un assist proprio per Titone, che dribbla l'estremo difensore giuliese, ma alza troppo la mira al momento di ribadire in rete. Poi una lunga fase di equilibrio. Gelsi inserisce Mastrilli prima al posto di Marzucco e Di Stefano poi, ed è proprio il numero 20 che al 92esimo avrebbe sul piede il pallone dell'1-1, ma davanti a Pegorin si lascia ipnotizzare dal portiere rossoblù, che blinda il successo della San Benedettese e condanna il Giulianova a rimanere ancora all'ultimo posto in classifica. Al termine di una settimana particolare, un pareggio avrebbe risollevato almeno un po' il morale in casa giallorossa. Ora la pausa, poi le ultime 7 gare, anche se l'orizzonte salvezza per i giallorossi adesso sembra davvero molto lontano. Mister Palladini, di buono oggi c'è la vittoria, probabilmente non la migliore prestazione, forse non quella che si aspettava Ottavio Palladini. No, di buono c'è la vittoria, anche se poi non abbiamo concesso tantissimo, tranne una palla gol alla fine al Giulianova, e dovevamo chiuderla. Abbiamo avuto 2-3 situazioni dove potevamo chiudere la partita, non siamo stati bravi a fare quello. E poi ci sta che su un campo piccolo così, non in perfette condizioni, rischi di pareggiare una partita contro una squadra che ha lottato con tutte le sue forze per arrivare al pareggio. Però un'altra giornata è passata, le distanze sono sempre quelle, adesso cosa si comincia a fare? Una specie di conto alla rovescia? No, abbiamo lo stesso numero di punti di vantaggio, ma non dobbiamo cullarci su quella cosa lì, dobbiamo chiudere il campionato il prima possibile. E dobbiamo farlo in fretta, però so che non è facile, ma ci dobbiamo provare. Il nostro intento era fare una prestazione importante contro la prima della classe. Penso che questo non sia che l'abbiamo fatto, quindi dispiace solo perché le occasioni per pareggiare le avevi. E loro, se tu vai a vedere la partita, Titone ha trovato il gol della domenica, poi per il resto non ci hanno mai impensierito. Per quanto riguarda invece la settimana, è stata una settimana particolare? Per i ragazzi è stato difficile, però con i 3 giorni che il presidente ha deciso di andare in ritiro è stato molto salutare, perché i ragazzi sono ricaricati e oggi penso che l'abbiano dimostrato, sia l'attaccamento alla maglia e sia l'attaccamento all'allenatore, perché se uno era allo sbando, non aveva la squadra in mano, una prestazione del genere contro la prima in classifica non veniva fatto. Dispiace per tutti, per i tifosi, per lo stadio, per la dirigenza, per il risultato, però noi non molliamo fino a che la matematica non ci condanna. Adesso doppio derby, Avezzano prima, Chieti poi. Sì, adesso cominciano le 7 partite che noi dobbiamo giocare la salvezza, sono tutte squadre che possiamo battere se giochiamo con l'intensità che abbiamo giocato oggi. Poi, ripeto, a me dispiace perché mi sono affezionato a questi ragazzi, a questi colori, perché è una città che ha un passato importante, quindi vogliamo onorare fino alla fine l'impegno per i giallorossi. Stop, finito.